Sindaco, cos'è il calice amaro, un calice di festeggiamento o semplicemente un bicchiere di vino con gli amici dopo le elezioni di Diego di Bonaventura? È la festa della provincia di Teramo, speriamo in una nuova amministrazione provinciale che tenga conto della montagna, troppo abbandonata da anni. Soprattutto delle strade, lei si è sempre lamentato con fotografie della mancata manutenzione, perché si parla proprio di mancata manutenzione delle strade che portano a Valle Castellana. Sì, la mancata manutenzione che oramai sono oltre 15 anni che non viene assolutamente fatta sul territorio, speriamo che questa amministrazione sia davvero sensibile e abbia un occhio di riguardo per dei territori che hanno tutto il desiderio di rinascere. Per quanto riguarda la ricostruzione, ovviamente anche adesso il neo presidente eletto Diego di Bonaventura ha detto che le sue prime due, diciamo, i due punti dell'ordine del giorno dell'anno, anzi, l'ha chiamato così, oltre alla manutenzione viaria, ovviamente la ricostruzione che deve essere non più veloce, deve proprio partire. Sì, è partita molto lentamente. È chiaro che se si perde tempo, molte persone che vedranno la casa rifatta tra 20 anni non ci torneranno più perché non hanno più gli affetti di un tempo e quindi si avranno case nuove, ma purtroppo senza nessuno dentro. Quindi la velocità è il primo ingrediente essenziale per far vivere i territori colpiti dal sisma. Ci può passare un bicchiere, per favore, scusi. Adesso facciamo un brindisi, noi, un attimo solo. Allora, al neo presidente, alla nuova provincia. Esattamente.